La Befana vien di notte con la calza di Harry Potter! Ciao Surfamily! La Befana si sta avvicinando e ovviamente io non potevo che fare un super mega unboxing della super calza, o meglio, della magic calza di Harry! Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica sigla! But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super natalosissimo video. Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi, siccome la Befana si sta avvicinando, andremo ad aprire una calza a sorpresa, o meglio, la calza del nostro super e ammiratissimo Harry Potter. Ah, nei commenti fatemi sapere se anche voi seguite Harry Potter, se vi piace, qual è il vostro personaggio che preferito, o addirittura qual è il vostro preferito, qual è il vostro film preferito della saga. Però prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Sweet Family, iscrivetevi tantissimo al mio canale YouTube e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, come ovvero Instagram e il mio profilo TikTok. Ed è proprio di Instagram che vi voglio parlare perché se mi followate, vi terrò compagnia con stories, foto, post e tanto altro. Quindi cosa state aspettando? Followatemi! Esattamente. E detto questo, cominciamo. Allora, questa qua è la calza di Harry Potter. L'ho trovata all'Ipercoop, l'ho pagata non tantissimo, l'ho pagata solo 14 euro e all'interno sembrerebbe che c'è qualcosa di bello e fantastico. Allora, innanzitutto voglio aprirla in maniera molto ma molto delicata, perché poi lo stesso video unboxing, ovviamente più velocizzato, ve lo farò anche su TikTok, visto che alcuni miei follower di TikTok me l'hanno chiesto. Ho detto ovviamente ve lo faccio, cioè non vi faccio mancare nulla. Allora, apriamo. Se ce la faccio, dai, non rovinati, perfettamente. Sembrerebbe quella ufficiale. Allora, questa è la calza, come vedete, molto bella con il nostro Harry. Ovviamente ci sono tutti i colori della casata. Qua in sotto ci sono le lettere, l'invito ad Hogwarts, c'è I Love Magic. Poi sopra ovviamente c'è l'autografo del nostro Harry e poi c'è questo Harry Potter però in versione più cartoon. Allora cominciamo. Oh my god, cos'è questo? Aiuto! Oh mio Dio, c'è un cappello da stregone. No, vabbè, adoro. Questo è perfetto anche per Halloween. Ah, vabbè, tematizziamoci. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa, raga. Ho fatto il colore nuovo di capelli, adesso sono un po' sparpagliati, però ho cambiato colore, li ho schiariti tantissimo e come vedete ho fatto anche un micro blending alle sopracciglia. Ok, cappello da stregone, top. Poi andiamo avanti. No, vabbè, raga, ma che deluso. Ma che cos'è ste roba? Cioè, una bacchetta magica. No vabbè, ma che delusion questa cosa, ma non è quelle bacchette magiche un po' magiche, no, nulla. Vabbè, dettagli, cioè tra l'altro è anche ufficiale Harry Potter. Poi, oh, questo è carino, ho trovato un puzzle della locandina di Harry Potter e la pietra filosofale. Questo qua tra l'altro deve essere bello grosso perché è quello con il puzzle grosso, insomma, quello con le caselle belle grosse. E infine, qua che cosa c'è? Guardiamo. Oh, beh, dai, questo è carino, però. C'è un pupazzo ufficiale, sì, esattamente, ufficiale di Harry Potter. Questo qua è veramente carinissimo, mi piace un sacco. Quindi, per sommare tutte le cose che ho trovato al suo interno, ho trovato il puzzle, il pupazzo e la bacchetta magica e ovviamente il cappello. Tra l'altro, io la bacchetta magica ce l'ho anche in versione matita, cioè penna. Veramente molto comoda, ma soprattutto pesante. Cioè, voi potete lanciarla addosso a qualcuno e lo uccidete. Però, siccome questo video mi sembra durato un pochettino poco, cioè veramente mi sono uscite tre cosine. Vabbè, il pupazzo è bellissimo, su questo non posso dire niente. Vi faccio vedere anche dei regalini che ho ricevuto di Claire's. Arrivo subito, arrivo, arrivo, anzi facciamo la magia. Prima, Wingardium Leviosa!
E rieccomi qua. Ok, raga, giusto per non farvi durare questo video 3 minuti, vi faccio vedere anche delle cosine che mi hanno regalato da Claire's, cioè nel senso che mi hanno regalato, ma che arrivano da Claire's. Allora, ho ricevuto ben 4 bombe da bagno, che tra l'altro mi sa che qualcuno di voi ha visto anche su TikTok. Ho ricevuto queste due con la scritta Dream e la nuvoletta che sputa tipo arcobaleno, e sono al profumo di fragola. Poi ho ricevuto questo unicorno, bellissimo, lo adoro un sacco perché è super colorato, e questo qua ha la profumazione di watermelon, quindi super estiva. E infine una cosa che io adoro alla follia, ovvero la bomba da bagno a forma di Tour Eiffel, che sarà il mio prossimo viaggio, e anche questo dovrebbe profumare di strawberry, quindi di fragola. Poi, sempre da Claire's, mi hanno regalato, cioè mi hanno fatto questo regalo, ovvero un porta mascherine con fantasia marmorizzata, comodo e fantasticherrimo, perché raga, io ho il vizio di portarmi sempre dietro le mascherine di ricambio, sapete, ma si rompe una, eccetera. Allora, questo qua è comodissimo perché la inserisco qua, la chiudo e rimane al pulito, comunque senza appoggiarla da nessuna parte, eccetera. E poi anche un pratico moschettone per, non so, inserirla nei pantaloni, nella borsa, attaccata dentro la tasca del giubbino, eccetera. E quindi niente, raga, questa qua era la calza delle sorprese di Harry Potter, e in più vi ho fatto vedere anche dei mini regalini che mi sono arrivati in questi ultimi giorni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Azure Family, iscrivetevi tantissimo al mio canale YouTube, e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super magic bacio a tutti, e noi ci vediamo prossimamente con un altro e fantastico video. Ciao.